Buongiorno, siamo appena entrati in Croazia. In questo video vi parleremo proprio di questo nuovo paese dove ci siamo già stati in moto due volte, ma è la prima volta che portiamo Wallenby ed è il suo 16° paese. Iniziamo con una delle tante belle strade di Google Maps. Stiamo proprio percorrendo la campagna croata. Benvenuti a Grisignano. È una roccaforte incastrata tra vigneti e uliveti. Nel 65 artisti provenienti da tutto il mondo si stabilirono qui, dando una nuova vita al borgo che in estate si anima con l'Accademia d'Arte e laboratori per i giovani. Vi consigliamo di perdervi nelle vie per scoprire bellissimi scorci e le creazioni artistiche nelle tante gallerie. Nella piazza centrale vicino alla chiesa ci sono queste barche che sono state costruite con pezzi che sarebbero stati buttati via, quindi abbiamo trovato pezzi della macchina da cucire, la zappa, qualsiasi cosa, molto carino. Se verrai a Grisignana sicuramente conoscerai i guardiani del borgo. Allora, per raggiungere Grisignana la strada è strettina e soprattutto super in pendenza, però Grisignana mette a disposizione questo parcheggio abbastanza grande per i camper che è gratuito da novembre ad aprile, poi si paga, c'è scritto 8 corona all'ora, adesso hanno appena messo l'euro, quindi cambieranno i prezzi, però molto interessante come città, molto carina come avete visto, piena di botteghine degli artisti e ci sta a fare una piccola tappa. Abbiamo percorso circa 20-25 km, abbiamo raggiunto la costa e siamo a Cittanova. Siamo parcheggiati qui, si vede il mare che è laggiù al fondo. In estate, primavera, cioè da aprile a ottobre, si paga 4 euro al giorno, altrimenti 60 centesimi all'ora. Per ora è gratis. Abbiamo letto su Fortnite che la gente dorme anche, quindi penso che staremo qua per la sera. Adesso andiamo a fare due passi in città. C'è un buonissimo profumo di mare e ci sono i proprietari delle barche che sono all'opera per fare un po' di manutenzione. C'è un bellissimo sole, anche se pensavamo di no, quindi per ora siamo fortunati. Qua ci sono un sacco di scalette per scendere al mare a fare il bagno, adesso c'è un po' di foschia quindi è tutto un po' tipo Silent Hill, ma... Questo è il bel vedere della città ed è veramente molto carino. Ci sta a vivere qui, ci sono un sacco di cose, si fa anche sport, c'è una bellissima camminata in riva al mare. Spettacolo, vivrei proprio qua. Ed è bellissimo perché c'è tutta questa palestra in questa pineta, veramente molto bella, e qua c'è proprio il mare e penso che sia una spiaggia libera, tra l'altro. Ci siamo fatti una bella passeggiata, solo che la nebbia ormai ha invaso la baia e niente, adesso andiamo in camper. Mi sa che stanotte fa la freschina con tutta questa umidità. Un
Buongiorno da Cittanova, alla fine abbiamo dormito in questo parcheggio gratuito, alla fine non è passata nessuna polizia, anche perché veramente c'è pochissima gente in giro e bassissima stagione, quindi penso che sia tollerata la libera. Ci rimettiamo in viaggio per raggiungere la città di Porec. Porec è situato su una lunga e stretta penisola. È circondata da una cinta muraria ed il centro storico è ricco di cultura. La Basilica Eufrasiana è l'attrazione più importante della città e patrimonio UNESCO. Allora, questa è la basilica, siamo riusciti a vedere un pezzettino, è bellissima, il biglietto è 10 euro, potrebbe valerne la pena perché il pezzo che abbiamo visto è già molto bello, però apre solo dalle 10 alle 2. Abbiamo lasciato la città per immergerci di nuovo nella natura croata. E adesso stiamo andando a vedere una chicca, giusto perché ci mancava la Norvegia, dopo capirete. Dato che ci mancava la Norvegia, qua c'è un fiordo e anche il tempo terribile della Norvegia. Il fiordo Linsky è il più grande dell'Adriatico ed è lungo 11 km e mezzo. Dopo una breve pausa pranzo ci siamo spostati in un'altra città, siamo di nuovo vicino al mare, siamo a Rovigno. Sono tutte un po' simili queste città della costa istriana, però sono molto carine. Devo dire che le chiese sono sempre costruite nel punto più bello di ogni città, difatti da qua si vede il mare e con tutto l'arcipelago. Non è un buon giorno senza una bella strada di Google Maps. Vabbè, ci alleniamo per il Kazakistan, quelle zone lì, e vabbè, comunque ci stiamo trasferendo alla nostra sesta tappa dell'Istria. Benvenuti a Pula, una delle città più belle e strategiche dell'Istria, infatti nel tempo è stata conquistata da diverse forze, ad esempio anche i Romani, che hanno lasciato ovviamente il loro segno. La città è un continuo saliscendi. Adesso qua sopra ci sarà una bella chicca. Questo è il castello di Pula, costa 2,70 euro entrare, altrimenti si può fare una passeggiata attorno. Pula è conosciuta per il suo anfiteatro romano, poteva ospitare fino a 20.000 persone, adesso invece si fanno concerti, ad esempio a giugno verrà Robbie Williams. L'ingresso costa 10 euro, però c'è un bellissimo parco qui intorno che praticamente si è quasi dentro, quindi si vede molto bene. Si vede tutto, gratis. Quindi li risparmiamo. L'anfiteatro, come potete vedere, è veramente ben conservato e in passato erano state tolte le scalinate, adesso sono state rimesse appunto per gli spettacoli e credo che sia una grande emozione stare lì dentro a sentire un concerto. Allora,
Allora, questo era l'antico foro romano, di qua abbiamo l'unico superstite rimasto, ovvero il Tempio di Augusto, e poi abbiamo il municipio. Questo è il parcheggio gratuito che abbiamo trovato a 10-15 minuti dal centro, è enorme e adesso vediamo. Però ricordatevi che per visitare Pula dovete prepararvi, perché si fa grande sport. Sì, perché è un continuo sali scendi, è città molto più culturale, sì, rispetto, quindi c'è un turismo differente rispetto alle altre. Sì. Adesso ci spostiamo e andiamo a cercare un po' di pace. Abbiamo trovato un posto magnifico, immerso nella natura. Laggiù c'è Wallenby e qua c'è il mare, pazzesco. Il problema della Croazia è però la plastica. Ce n'è ovunque, cioè sembra quasi che ci siano delle discariche a cielo aperto di plastica. L'avevamo già visto gli altri anni che eravamo venuti qui, e sinceramente speravamo che la situazione fosse migliorata, ma a vedere non è così. Tutti questi pezzettini bianchi sono tutta plastica. Speriamo che questo video sull'Istria vi sia piaciuto. A noi è piaciuto molto, anche se eravamo in anticipo di 2 o 3 mesi, perché con quest'acqua pazzesca avremmo sicuramente fatto un bel bagno. Però niente, speriamo che voi possiate tornarci quando farà più caldo e magari con meno plastica. Ci vediamo al prossimo video.